casa, niente scuola, a causa dei compagni non vaccinati. Abbiamo intervistato i suoi genitori, Rosario Canetti. Sono distrutti, Sara e Simone, il loro bambino, 7 anni, dopo 8 mesi di chemioterapia, ha vinto la prima battaglia contro la leucemia, ma la cura andrà avanti. Dal 7 febbraio è pronto a tornare a scuola, ma non può. 5 compagni della sua classe nel quartiere San Giovanni di Roma non sono stati vaccinati e i genitori di almeno un paio non hanno nessuna intenzione di farlo. E così il figlio di Sara e Simone è costretto a restare in casa. Noi abbiamo cercato di spiegare loro che per un bambino immunodepresso contrarre una malattia tipo il morbillo potrebbe essere fatale. E loro come hanno risposto? Allora, hanno risposto che per, appunto, per la privacy io non ero tenuta a sapere quali erano le vaccinazioni svolte dai propri bambini. Mio figlio sta perdendo inutilmente del tempo. Già ne ha bruciato molto a causa della patologia, delle cure ed è stato molto lontano. Suo figlio cosa sa di questa vicenda? Allora, nostro figlio sapeva che sarebbe tornato a scuola ed era tutto emozionato all'idea di poter rientrare in classe. Noi gli abbiamo spiegato semplicemente che febbraio è un mese freddo, quindi gli abbiamo detto che non vorremmo che si ammalasse. E lui cosa ha risposto? I bambini, quando gli spieghi le cose, le capiscono subito. Una storia assurda, secondo il presidente della regione Lazio, Zingaretti, che aggiunge va fatto di tutto perché il bambino possa ritornare a scuola. Intanto il 10 marzo scade il termine di legge per la regolarizzazione dei non vaccinati e la famiglia rivolge un appello. L'appello che faccio, se posso usare tanto, è chiedere al nostro presidente della Repubblica, Mattarella, l'11 di venire con noi e di far entrare lui, Fabio, nella sua scuola statale. Fabio, che come ho detto è il più piccolo degli italiani e il più debole in questo momento.